La prima parola che ci viene rivolta all'inizio della Quaresima è un invito alla conversione. Ritornate a me con tutto il cuore. Il profeta Gioele ci invita a ritornare al Signore con cuore pronto ad accogliere la sua parola. Per poter far ciò, ognuno è chiamato a camminare. Un cammino fatto di piani concreti da dare ogni giorno, e ogni giorno siamo chiamati a confrontarci con l'insegnamento del Vangelo e fare un esame attento in questo tempo della nostra vita davanti a Dio. La Quaresima è proprio questo: camminare, ascoltare e agire. Camminare sulle vie del Signore Gesù, quelle vie che Lui stesso ci ha tracciato, e fare la volontà di Dio. Ascoltare la parola di vita che in questo tempo ci verrà rivolta, per riconoscere le nostre fragilità e aderire alla parola di Dio. Agire per scegliere di concretizzare nella nostra vita, concretizzare quelle scelte che abbiamo ascoltato dal Vangelo, cambiare le nostre abitudini e le nostre quotidianità, per permettere alla nostra quotidianità di diventare opportunità straordinaria di essere discepoli del Signore. In questo tempo di Quaresima viviamo questa fede concreta per poter morire al peccato e arrivare al giorno di Pasqua, risorgere con il Cristo e vivere una vita nuova, una vita da figli di Dio. Buon cammino a tutti.